Io in quei giorni ero disoccupato e ero alla ricerca di un posto di lavoro, avevo un piccolo blog dove mi occupavo di cicloturismo e mi rendo conto della grandezza dell'intervento del Times in questo senso e sono andato a vedermi. E sono andato a vedermi quelli che sono i dati dell'incidentalità britannica, no? Nel senso, il Times riportava il problema della mortalità ai ciclisti in Gran Bretagna e parlava di 1275 morti in bicicletta negli ultimi 10 anni, no? Una cifra spaventosa. Non avendo nulla di meglio da fare, avendo già mandato tutti i miei curriculum della giornata, avendo già risposto a tutti gli annunci possibili, sono andato per curiosità a vedere quelli che erano i dati sull'incidentalità dei ciclisti in Italia. Il numero di ciclisti morti negli ultimi 10 anni era di 2560, quindi esattamente il doppio rispetto alla cifra che veniva presentata in Gran Bretagna. Un evento particolarmente interessante. Cioè, esattamente un mese prima che Mary Bowers venisse investita a Londra, un ciclista, o meglio, un giornalista in forza all'interno della Gazzetta dello Sport, è stato investito da una betoniera a Milano ed è morto. La reazione della Gazzetta non è stata quella del Times. La Gazzetta chiaramente ha dedicato un trafiletto dicendo ci dispiace. E io in quel momento sinceramente non posso dire che non ci ho visto più. Ho sentito l'esigenza di fare qualcosa e non appena è stata lanciata la campagna, quello che ho fatto è stato io, dal mio piccolissimo blog, dove appunto parlavo di cicloturismo, quindi del piacere di pedalare, di andare in giro, eccetera, ho contattato tutti gli altri blogger che conoscevo dicendo, benissimo, in Inghilterra hanno fatto questa cosa, i loro numeri sono questi, i nostri numeri sono questi, è vergognoso il fatto che in Italia non si faccia niente, nonostante a parità di popolazione, perché non esiste nessuno che si interessa di questa modalità di trasporto, che è la cosa più elementare, la cosa basilare, il momento in cui la bicicletta è il momento in cui da bambino si scopre l'indipendenza, la gioia di muoversi da solo, da soli, e che nonostante questo uno debba pagare con la vita un desiderio così innocente, un modo di spostarsi che non crea danno a nessuno, che non inquina, fa bene alle persone, fa bene alle città, fa bene a tutti. Non ci stiamo più in questa cosa. C'è stato un grande passaparola con gli altri blogger. Un blogger conosceva gli altri due si erano coinvolti, altri quattro, eccetera, eccetera. E l'8 febbraio 38 blogger contemporaneamente hanno lanciato questo allarme che corrispondeva esattamente negli 8 punti del Times, ritradotti in italiano, dicendo e con una richiesta a tutti i nostri lettori, dicendo benissimo, questi sono gli indirizzi delle redazioni di tutti i principali quotidiani italiani. Vi chiediamo di inviare una mail con il testo che noi abbiamo pubblicato sul nostro blog, vi chiediamo di inviarlo a tutte le redazioni dei giornali italiani in copia, no? Dicendo per favore fate qualcosa, fate anche voi come il Times, perché visto che tanto il Parlamento non ci caga, perché non ci cagherà mai, perché non ci ha mai cagato, almeno voi che siete giornalisti, almeno voi che dovreste avere una coscienza in proposito, no? Almeno riportate la notizia, andate a chiedere uno di voi, anche solamente un giornale, impugni la stessa campagna e dica sì, benissimo, per l'Italia me ne occupo io. Usciva tutta pagina dicendo salviamo i nostri ciclisti. La Gazzetta se ne usciva con un trafiletto grande così, no? In prima pagina, per carità, però comunque in basso a destra, dove magari dà poco fastidio, uno lo nota e non lo nota, no? Cioè, lo faccio con democristiana prudenza. E questo è stato un po' l'atteggiamento. Dopo 10 giorni abbiamo aperto un gruppo su Facebook, all'interno del quale abbiamo esortato tutti a partecipare. È stata un'escalation. Adesso veramente mi risulta estremamente difficile trasmettervi le sensazioni di quei giorni. L'escalation che c'è stata, perché caso vuole che molti dei blogger erano anche giornalisti, e quindi i singoli giornalisti sono diventati attivisti all'interno delle proprie redazioni di questo tema, e quindi si sono impuntati dicendo no, noi dobbiamo portare avanti questa causa. E dopo 10 giorni abbiamo lanciato un nuovo manifesto, quindi sempre con la stessa tecnica, che era rivolto in particolare ai sindaci, no? Perché il problema dell'Italia non è il fatto che manchino le leggi a livello nazionale, ma il fatto che a livello locale non vengono applicate le leggi che ci sono, ma soprattutto che sindaci, assessori, eccetera, eccetera,
Molto spesso, soprattutto in passato, adesso le cose stanno lentamente cambiando, hanno sempre considerato la bicicletta come un giocattolo, no? Il giocattolo di quello che il sabato e la domenica prende la bici e si va a fare un giro, piuttosto che dello sfigato che tanto politicamente vale zero, perché magari è l'immigrato che non si può permettere la macchina, eccetera. Quindi non votando per noi non ci riguarda. E quindi il nostro problema era soprattutto quello di natura Prima di locale, per tutto questo sta abbiamo con. compiendo un gesto di lesa maestà nei confronti della regina automobile, per cui sono state disegnate le città e le strade, e poi soprattutto tu, non rispettando il codice della strada, perché si sa che i ciclisti vanno in contromano, bruciano i rossi, non fanno gli stop, eccetera, eccetera, di conseguenza se muoiono se lo meritano, no? Poi vai a spiegare che il singolo caso, no? Vai a vedere per esempio i 3.500 morti che si verificano ogni anno sulle strade, perché sono questi i numeri in Italia, 3.500 persone. Quanti abitanti fa Seriate? 21.000, Ok, vabbè. 26.000, 27, Comunque immaginiamoci, sono seriate quindi loro. Seriate muore. E tutto questo avviene a causa di incidenti stradali, cioè il modo più stupido, che almeno a me personalmente possa venire in mente, e di cui una percentuale molto bassa, no? Quindi meno di un decimo di questi 3.500 muoiono in bicicletta, però questi qua che muoiono in bicicletta se la sono andata a cercare. Quindi il grande scoglio, io penso che la campagna Salva i ciclisti abbia avuto due grandi meriti, o forse anche tre. Il primo grande merito è stato quello di andare a contrastare questa logica imperante per cui chi va in bicicletta e muore è colpa sua, no? Perché se l'è andata a cercare, perché sicuramente ha fatto qualcosa di sbagliato, perché tutti noi abbiamo visto un ciclista che passa col rosso, eccetera. Il secondo grande merito è stato quello di aver portato la bicicletta sui giornali in un momento di crisi, in un momento in cui era in atto ed è tuttora in atto una modifica degli stili di vita, quindi con una crisi che ha portato chiaramente a un ridimensionamento dell'automobile, eccetera, eccetera. E il terzo merito è stato quello di sensibilizzare i singoli cittadini, semplicemente non sulla base di un'ideologia politica, ma sulla base di il proprio essere cittadino, il proprio essere umano, sulla base delle modalità di spostamento. E qua arrivo poi al sottotitolo del libro, che secondo me è la parte molto più interessante che non la storia di Salva i ciclisti in sé. Perché il sottotitolo del libro è La bicicletta è politica, no? Cioè rendersi conto che andare in bicicletta non è un atto neutro. È un atto fortemente politico, come è un atto fortemente politico tutto quello che facciamo dal momento in cui ci svegliamo la mattina fino a quando andiamo a letto la sera. Solo che molto spesso non ci accorgiamo di questo elemento, e soprattutto, oltre a non accorgerci di questo elemento, lo diamo talmente tanto per scontato che finiamo per perderlo. In particolare la bicicletta ha questa cosa di leggerezza, no? Cioè pedalando ci si sente in qualche modo, si sviluppano endorfine e quindi si ha questo piacere enorme pedalando, no? Si inizia a provare un senso di gioia. Le persone che imparano a pedalare da adulti dicono è come volare, no? È un'espressione che si sviluppa, che viene riportata molto spesso. Ecco, molto spesso tutta questa sensazione passa in secondo piano rispetto, per esempio, alla sensazione rispetto alla responsabilità personale che il cittadino ha nei confronti di quello che gli sta intorno. Vado avanti con il perché la bicicletta è politica? Allora, quindi la bicicletta è politica perché? Perché noi la mattina ci svegliamo, per esempio, no? Prendiamo la bicicletta e andiamo al lavoro. Oppure, la mattina ci svegliamo, prendiamo l'automobile e andiamo al lavoro. Se noi la mattina ci svegliamo, prendiamo l'automobile e andiamo al lavoro, quello che facciamo è rinchiuderci all'interno di una scatola con delle ruote, legarci con una cintura a un sedile, no? E siamo totalmente isolati da quello che avviene fuori. Tutto quello che c'è fuori non ci riguarda. E l'unica cosa che ci riguarda è esclusivamente se quello che abbiamo davanti procede in maniera veloce oppure no, perché noi chiaramente abbiamo fretta di arrivare. Gli odori non pervenuti, se non l'odore del gas di scarico, magari l'Harbour Magic che abbiamo in macchina. I suoni non pervenuti. Tutto quello che avviene a destra, a sinistra, non ci riguarda. Ci riguarda esclusivamente quello che è la strada, no? E quello che abbiamo davanti a noi. E soprattutto noi, nel momento in cui decidiamo di andare da A a B in automobile, noi abbiamo un percorso predefinito, che è il percorso generalmente più veloce, no?
Ma più veloce significa il percorso che ci permette di raggiungere la massima velocità oraria possibile. Cambiamo scenario, proviamo a pensare, noi prendiamo la bicicletta e andiamo da A a B. No. Non esiste isolamento nei confronti del mondo, noi non siamo isolati, noi siamo dentro la città, siamo dentro il paesaggio, non esiste niente che fuori, non ci sono i finestrini dai quali possiamo buttare il pacchetto di sigarette. Ma se qualcuno ha buttato un pacchetto di sigarette, tu lo vedi. Se c'è per caso un animale morto, tu lo senti. Se c'è qualcuno, se c'è una discarica, tu te ne accorgi. Non ci sono tutte le barriere che ci sono, per esempio, andando in treno, andando in macchina. C'è una velocità talmente ridotta che in qualche modo ci consente di accorgerci anche della minima modifica rispetto all'ambiente esterno. E nel momento in cui io mi accorgo di qualche cosa, io in qualche modo sono costretto da un dovere civico mio a fare qualcosa per modificare questo stato di cose. Ora, e poi soprattutto nel momento in cui io vado in bicicletta, posso decidere all'improvviso di cambiare strada. No, c'era una bellissima canzone di quella di De Gregori, no? Che diceva il bufalo allora la locomotiva, no? Cioè che la locomotiva ha la strada, esatto, la locomotiva ha la strada segnata, il bufalo può scartare di lato e cadere. Ecco, esattamente lo stesso discorso tra automobile e bicicletta, solo che il ciclista ha chiaramente un'identità, ha chiaramente un senso civico, e nel momento in cui c'è qualcosa che non va, la buca, eccetera, è in grado in quell'esatto momento di fermarsi senza ostruire il traffico dietro, senza dare fastidio a nessuno, e prendere nota esattamente di quello che non va, per poi andarlo a riportare, eccetera. Quello che abbiamo fatto con Salve Ciclista è stato questo, è stato andare a sensibilizzare il singolo ciclista e dirgli guarda che tu sei un cittadino e in quanto cittadino hai un dovere civico, che è quello di prenderti cura non solamente dei tuoi simili, ma anche della tua città. No. E questa è la grande caratteristica, è il grande valore politico della bicicletta, a cui poi se ne aggiungono altri, perché questo qua è forse quello più elementare, no? Più basilare, che deriva veramente dal contatto del cittadino con la polis. Similitudine tra l'Italia del 2012 e l'Olanda del 1973. Quando si parla di ciclabilità, si parte sempre dal presupposto che ma in Olanda loro la bicicletta l'hanno sempre avuta, no? Ma in Olanda loro hanno un approccio diverso, loro sono nati ciclisti, eccetera, eccetera. È una questione culturale. È una questione culturale, no, che in parte è vero, ma perché d'altronde la cultura si forma giorno dopo giorno, però insomma se noi pensiamo che noi siamo il paese di Coppie Bartali, siamo il paese, poi oltretutto siamo a Bergamo, no? Parlavamo prima Gimondi, Magni, eccetera, eccetera. Io stesso, no, scherzo. Ecco, vedi. E quindi diamo per scontato che loro hanno una cultura ciclistica e noi no. Poi però uno va indietro nella storia e scopre per esempio che dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Olanda era ridotta a macerie esattamente come l'Italia, come essendo un paese ridotto a macerie in cui in qualche modo i cittadini volevano utilizzare l'automobile per spostarsi, gli amministratori hanno detto benissimo, adesso ci sono le automobili, i cittadini si vogliono spostare con le automobili, facciamo questi stradoni grandi, lunghi, dritti, no, eccetera, dove in modo che per fluidificare il traffico e permettere alle automobili di muoversi in modo veloce, benissimo. È successa esattamente la stessa cosa che è successa in Italia. Le città sono state smembrate per fare spazio alle automobili. Solo che nel 1973 succede una cosa che probabilmente non tutti i presenti se lo ricorderanno, ma a giudicare l'anagrafica qualcuno sì, che è lo shock petrolifero. No? 1973, quarta guerra arabo-israeliana, guerra allo Yom Kippur, a un certo punto i paesi produttori di petrolio, radunati in un cartello, dicono e noi non vediamo più il petrolio. Chiudono i rubinetti, noi in Italia ce la caviamo con un po' di austerity, le domeniche a piedi, i negozi che, insomma i sabati e le domeniche con i negozi chiusi, corrente spenta, eccetera, eccetera. E in Olanda le cose vanno in maniera un po' più problematica, perché? Perché l'Olanda era molto più dipendente, perché in Olanda c'era la Royal Dutch Shell, che era la compagnia di bandiera per quanto riguarda la fornitura petrolifica e petrolifera, e in Olanda se la cavano veramente, se la passano molto peggio rispetto all'Italia. E quindi lì quello che per noi erano le domeniche a piedi diventa ordinaria amministrazione durante l'arco di tutta la settimana. Le automobili non possono circolare perché la benzina è razionata, e gli olandesi in qualche modo si devono spostare e iniziano a spostarsi in bicicletta. Olanda, 1973.
succede un'altra cosa. Statistiche alla mano, qualcuno si rende conto che c'è un tasso di mortalità particolarmente alto tra i bambini, no? Perché? Perché il bambino olandese medio, esattamente come il bambino italiano medio, esattamente come tutti gli altri, però loro non avevano una mamma italiana, avevano una mamma olandese, andava a giocare per strada e giustamente arrivavano le macchine che li tiravano sotto e quindi ne morivano. Continuavano a morire. E le mamme olandesi a un certo punto iniziano a dire qua le cose non vanno bene e lanciano un movimento che si chiama Stop der Kindermord, no? Cioè fermate l'infanticidio. E non stiamo parlando di una rivolta virtuale di 38 blogger su Facebook, no? Stiamo parlando di gente che va in strada con i cartelli, ribalta le macchine, no? E ci scrive sopra basta, no? E il politico olandese, che non è un politico italiano, ma soprattutto che non ha dietro la Fiat, si può dire, no? Si può dire. Decide di cambiare strada, no? Decide di cambiare strada e di conseguenza dare vita a un nuovo sistema di mobilità dove le macchine vengono di fatto bandite dai centri delle città. Perché? Perché vengono potenziati i sistemi di trasporto pubblico e viene data la possibilità alle persone di spostarsi in bici ma in tutta sicurezza. In quel modo si viene a risolvere la cosa. E qua si entra appunto nel... si ritorna ancora nuovamente al tema della politica. Storico, non ci sono più parcheggio per le macchine. Le persone volevano fare acquisti, però non sapevano dove lasciare la macchina, allora costruiscono i centri commerciali fuori dalle città in modo da riprodurre un centro storico però con il comodo parcheggio. No, le persone prendono la macchina, vanno a fare la spesa al centro commerciale e il centro storico degrada, le botteghe che sono rimaste aperte da sempre, no? Chiudono, chiude Salmiere, chiude il calzolaio, chiude quello che vende i vestiti, chiude il sarto, eccetera, eccetera, perché tutto si trasferisce lì. Ecco, prendere la bicicletta significa rimpossessarsi di questo mondo e dire hai fatto il centro commerciale in periferia costruendo cemento, poi adesso dissesto idrogeologico, eccetera, eccetera. Benissimo, tienitelo, io vado a fare la spesa dal panettiere o dal formaggere, che se mi vende del formaggio che non mi piace, io torno e gli dico guarda, mai venduto una sola, no? Mai venduto una cosa che non è buona. Cosa facciamo? Ora io sfido chiunque di voi ad andare all'Esselunga e dire guardate, ma avete venduto del taleggio che non è buono. Signora, guardi, mi dispiace, non ci posso fare niente, quello è. No. Cioè, è un altro rapporto con il territorio, è un altro rapporto con la realtà, è un altro rapporto con la città, è un altro rapporto con l'economia. Questo è un po' la base del... Poi vabbè, insomma, ci sono tante tante altre cose che non voglio poi tediarvi, che è un discorso. Allora, qui chiamo in campo Stefano. Siamo ancora a quel punto lì, Stefano, poi quindi ti faccio un po' di domande così puoi sviluppare un discorso. Ma ci sono, quindi chiamiamoli culturali, giusto per capirsi, ma oltre a questi vincoli culturali, ci sono dei vincoli strutturali che impediscono a noi di modificare le nostre città intensamente? Poi magari ci addentriamo un po' meglio nelle normative che limitano, oppure quello che si sta facendo, ma questo lo faremo dopo. Sì, grazie, buonasera a tutti intanto. Secondo me c'è del vero in entrambe le affermazioni e c'è del falso, cioè ci sono sicuramente dei limiti culturali e sono probabilmente i principali, adesso prima l'avete usata come battuta per dire hanno un'altra cultura in Olanda. Un po' è vero, nel senso che io adesso, al di là del ruolo che rivesto adesso, sono stato nei 5 anni precedenti consigliere comunale sempre a Bergamo di minoranza e, come dire, raramente si è discusso di ciclabilità in consiglio comunale, forse anche un po' per colpa nostra, e il tenore dei discorsi di solito era riassumibile con la frase ma Bergamo non è una città per le biciclette. E all'interno di questa frase ci stava sia il riferimento all'orografia della città, che ovviamente ha delle salite, a differenza di Ferrara, Ravenna, non so, di altre città che hanno sicuramente una situazione più semplice, ma anche il riferimento alla città storica, questo vale ovviamente per tutte le città italiane, e quindi al fatto che non ci sono, e questo è vero, grandi stradoni o grandi viali, a parte forse due, su cui è possibile intervenire abbastanza rapidamente, sulle carreggiate.
però insomma è sempre suonata un po' come una rinuncia, diciamo così, ad affrontare il problema. La prima affermazione in realtà è parzialmente falsa, perché è vero, sì, ci sono le colline, ma insomma in collina ci sta Città Alta soltanto, che ha 3.000 abitanti su 120.000 nella città e non ha, a parte l'università, che per carità ha una funzione sicuramente molto importante, la biblioteca, ma il teatro, però insomma tutte le funzioni principali stanno in Città Bassa, quindi in realtà Bergamo è una città di pianura o di leggeri falsi piani, diciamo così. Quindi, come dire, un po' un alibi, ecco, da questo punto di vista. E i colli sono ancora meno abitati e ancora meno utilizzati. Vero invece, da questo punto di vista, il discorso sulla città storica, la struttura di Bergamo è molto più complessa. L'ha tratteggiata molto bene lo zio Dennis, che non vedo più, a cena poco prima. Nel senso che non è una città italiana, diciamo, appunto di pianura, in cui diciamo il centro storico è un unico centro, tanto per cominciare, che si è allargato per cerchi concentrici, che ha dei grandi viali al posto delle fortificazioni demolite. Insomma, Bergamo ha una situazione un po' più complessa, i borghi, due borghi che come tentacoli, diciamo così, si estendono fino alla pianura, l'area politica, amministrativa, istituzionale è a metà tra questi due borghi. Effettivamente è difficile, come dire, individuare dei percorsi di scorrimento, chiamiamoli così, ma insomma sezioni stradali notevoli. E se non però anche tanto locali, famosa tram and bike, diciamo che in città non è successo molto, non è successo granché. Però anche un po' per superare, diciamo così, questi limiti e dire non siamo fermi a quel punto, in questi mesi si è sviluppata l'attività di progettazione del Biciplan, ovvero del primo piano, diciamo, della ciclabilità urbana per Bergamo, uno strumento che non molte città, anzi molto poche città in Italia hanno per il momento attuato, realizzato. È uno strumento, diciamo, un sottostrumento del piano urbano del traffico. E è stato fatto un bando, adesso se ne è occupato un architetto che è socio FIAB, quindi, come dire, ha un'esperienza, tra parentesi, progettuale molto forte in questo settore, si chiama Capitanio, sono due architetti, padre e figlio, studio Capitanio. E adesso, al di là, come dire, della storia specifica del Biciplan di Bergamo, che è un po' in ritardo, nel senso che ha avuto qualche problema organizzativo, ma insomma si parla di qualche settimana ed è ormai fondamentalmente concluso, credo che in quello strumento, per le bozze che ho visto, ci sia molto questa riflessione sulla, come dire, sulla intendere il concetto di ciclabilità a tutto tondo, diciamo così, e quindi non soffermarsi su dove possiamo fare le piste ciclabili, che è la cosa più difficile per certi aspetti in una città così, ed è forse anche la meno importante, ma la ciclabilità come cambiare, diciamo così, anche la vivibilità della città più in generale.